La contessa di Wessex è stata l'obiettivo di una sfortunata puntura nei primi giorni del suo matrimonio con il principe Edoardo. Martedì, Sophie, contessa di Wessex, trascorrerà del tempo a Cirencester, una città mercato nel Gloucestershire, e visiterà gli enti di beneficenza Cirencester Signpost e Cirencester Housing for Young People. La contessa è diventata un membro molto apprezzato della famiglia reale, con lei e suo marito, il principe Edoardo, che si sono fatti avanti durante i grandi cambiamenti per l'azienda. È in contrasto con i piani iniziali del conte e della contessa di Wessex per la vita coniugale, con entrambi che perseguono la propria carriera esterna al momento del loro matrimonio, e uno scandalo reale all'epoca. Sophie ed Edward si sono sposati nel giugno 1999. Mentre Edward gestiva la sua società di produzione, Sophie aveva la sua società di pubbliche relazioni. Gilles Brandreth, autore di Elizabeth, An Intimate Portrait, ha descritto la contessa come una bella, sana, bionda dirigente delle pubbliche relazioni che sembrava avere una testa ragionevole su spalle risolute. Ha aggiunto, tuttavia, le apparenze possono ingannare. Scrivendo nel suo libro, che è stato pubblicato pochi mesi dopo la morte della defunta regina Elisabetta II, il signor Brandreth ha raccontato il primo scandalo di Sophie che coinvolgeva il falso sceicco. Ha detto, nella primavera del 2001, per conto della sua società di pubbliche relazioni, ha preso un incontro con un potenziale cliente, uno sceicco arabo, che si è rivelato essere un reporter sotto copertura per il News of the World. Le chiacchiere di Sophie, come registrate dallo sceicco, non erano affatto traditrici, ma sfortunate. Durante l'incontro, la contessa ha definito la regina la vecchia cara e la regina madre la vecchia signora. Ha descritto l'allora principe di Galles e Camilla Parker Bowles come il numero uno nella lista impopolare e ha affermato che probabilmente si sarebbero sposati solo dopo la morte della vecchia signora. Ha anche preso in giro il primo ministro, chiamandolo presidente Blair, ed è stata particolarmente dura con sua moglie, descrivendola come orribile, assolutamente orribile.